Ciao a tutti. Oggi parliamo di un vocalizzo particolare. Allora, dovete sapere che quando noi studiavamo con il grande Pavarotti, ci diceva, soleva dirci sempre che il cantante per l'80% dell'opera deve parlare e il 20% restante deve cantare. Cosa intendeva con questo? Intendeva con non solo con il discorso che si deve comunque capire bene tutto quello che un cantante dice. A volte capita che sentiamo dei cantanti per cui non si riesce neanche a capire il testo, cioè si sente tutto un po' impastato, tutto un po' strano, no? Invece la voce deve essere proprio naturale, perché in realtà cos'è il canto? Il canto è dare aria alle vocali, no? Cioè, se io dico mamma, sto parlando, se io dico mamma, sto cantando, ho solamente dato aria alle vocali. Quindi tutta questa prosopopea che c'è dietro il canto è un po' inutile, è un po' una perdita di tempo. Se noi restiamo proprio, asciughiamo un po' tutto quello che viene detto sul canto, il canto è molto più semplice di quello che noi pensiamo. Allora, cosa significa? Però ritorniamo a questo discorso che faceva Pavarotti. Non significa solamente il fatto di farsi capire, però significa semplicemente anche calcolare che nella gamma del cantante ci sono dei momenti in cui è impossibile, proprio è umanamente impossibile, fisiologicamente impossibile, pronunciare come se stessimo parlando. Perché logicamente quando siamo sulle note estremamente acute diventa impossibile fare certe vocali. Per esempio, se io faccio in un acuto una E, I, queste vocali un po' così, soprattutto le elei, che tendono a tirare su la parte sotto della gola, diciamo, no? Questa cosa automaticamente tira e tira su anche la laringe. Quindi perdiamo lo spazio e per tutto quello che abbiamo spiegato molte volte, praticamente andiamo a perdere il suono, proprio andiamo a perdere lo spazio, che è quello che ci porta gli armonici, che è quello che fa in modo che la voce si senta bene e che sia libera, ok? Quindi un esercizio che voglio proporvi proprio per provare questa cosa qui è questo esercizio fatto con le terze e con tutte le vocali, cioè, ecco, partendo per esempio da un do, no? Qua usiamo tutte le vocali, poi le metterò sotto nelle descrizioni, ve le riscriverò così le avete più sott'occhio. Ecco, mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, condivideteli in modo che se qualcuno interessano, anche i vostri amici, non solo a voi, magari possono trarne qualche vantaggio. E soprattutto mettete i like così noi sappiamo che vi piacciono e continuiamo a farli, ok? E spero che questi video vi servano, spero che, e siamo sempre pronti a darvi spiegazioni e a sentire anche le vostre registrazioni per parlarne assieme. Quindi ricordatevi, potete contattarci in tutti i nostri canali social, nel nostro sito che troverete scritto sotto nelle descrizioni e noi siamo qui per voi, quindi anche via mail ci mandate le vostre registrazioni e poi noi le commentiamo assieme. Ritorniamo al nostro vocalizzo. Il nostro vocalizzo fatto di terze è A, E, I, U, O, E, I, U, E. Sentite che le vocali devono essere tutte belle aperte, non devono essere mai I strette, no? Tutte belle aperte, perché? Perché quando noi cantiamo, il nostro organo fonatorio deve essere come una tromba, deve essere sempre bella aperta. Cioè, una tromba, se noi andiamo a chiudergli il foro d'uscita, ok, andiamo a chiudergli la bocca, logicamente non suona più. Quindi, più noi riusciamo a tenere la bocca bella aperta, spalancata, e più il nostro suono sarà ricco e pieno, ok? Quindi, A, E, I, U, O, E, I, U, E. Quindi, non E, ma E. Una bella E verbo. Una bella O verbo, A verbo, non E, I, non una congiunzione, E, I, O, ecco. Deve essere sempre bella, bella piena. Quindi, poi continuiamo col nostro vocalizzo. A, E, I, U, O, E, I, U, E. A, E, I, U, O, E, I, U, E. Quindi andiamo avanti col nostro vocalizzo fino ad arrivare alle note estreme. Allora, per me che sono un baritono, siamo già in questa gamma qua, che arriviamo fino al Fa diesis. Quindi,
qua partendo dal La fino al Fa diesis, sentite che io non pronuncio più perfettamente, nel senso qua sono sotto, sono A, E, I, U, O, E, I, U, E, qua l'ho pronunciato bene, ecco l'80% parlato, no? Fino a che arrivo a questo punto qua, A, E, meno e a tenere la bocca sempre bella aperta, la mia tromba deve essere sempre bella, la bocca della mia tromba deve essere sempre bella aperta. Man mano vado avanti, arrivo addirittura fino a toccare un la naturale, bello acuto per un baritono, no? Quindi sono qua, nel retro della faringe, nell'orofaringe. Perché? Perché praticamente il mio palato molle fa questo movimento qua, cioè si apre, si alza, lasciando spazio e lasciando che la mia voce fluisca nei risonatori e che prenda corpo con gli armonici, non con la spinta, mai spingere, però... Sentite com'è piena e tutta omogenea. Viceversa, quando noi andiamo sulle note gravi, per esempio, ecco, partiamo da un sol, no? Sentite che deve essere più qua, siccome le corde vocali sono lasche, sono molle, hanno bisogno di più spinta. Avendo bisogno di più spinta dal parte del diaframma, io non posso dare tanto spazio, perché più spazio io do e più ho bisogno di far lavorare il diaframma. Quindi cerco di dare lo spazio giusto, ok? Tenendola sempre bella alta, qua sì tenendola bella alta, mentre prima giocavo solamente sull'apertura del retro dell'orofaringe e cercavo di non spingere, pensando a tutti gli acuti in linea, non in alto, come molti pensano, che è la parte, come dico sempre, sbagliata. Qua sì, invece, mi viene comodo pensarle in alto, quindi... deve essere proprio più possibile in quello che chiamano la maschera, che è altro termine che a me non piace molto, però... L'importante è che sia, appunto, anche qui, ben sostenuto e pensata bello alto, ok? Ecco, questo è un vocalizzo che vi consiglio. Nelle descrizioni vi metterò le vocali, come seguire questo vocalizzo, e poi mi saprete raccontare come vi trovate. Ricordate, l'80%, cioè, allora, io ho cominciato a non... pronunciare più perfettamente, diciamo, quando arrivo a un Fa diesis. Logicamente il tenore comincerà appunto su questo vocalizzo quando fa dal Do al La, quindi qua comincia a tirare un pochettino, cioè sentite voi, quando qua sotto sentite che comincia a tirare, basta, è praticamente come quando andate dal dentista e vi fanno la puntura per addormentarvi, per non far sentire il dolore, no? Quindi dovete proprio mollarla qua. Sentite? Ecco, a questo punto vedrete che gli acuti diventeranno molto più facili, più potenti e più pieni. Ok? Aspetto i vostri video e aspetto i vostri commenti. Ciao a tutti, condividete! Ciao!